pace fatta tra il sindaco Ferraioli e cinque consiglieri dissidenti Rita Amarante, Roberto Falcone, Carmen Fattoruso, Gianluca Giordano e Alfredo Pauciulo, stando alle dichiarazioni del primo cittadino, sembra proprio di sì. L'intesa sarebbe stata raggiunta, a detta del sindaco, nel corso dell'ultima riunione di maggioranza. Una crisi che sembrerebbe essere rientrata dopo la riunione di maggioranza di ieri. C'è stata la lettura congiunta del documento, dal quale si rileva una volontà di dare slancio all'azione amministrativa su alcuni punti programmatici che peraltro in qualche modo facevano anche parte del programma elettorale, quindi nessuna difficoltà a dar seguito a queste richieste del gruppo dei consiglieri. Quindi per quello che riguarda la dimissione dell'assessore, ad oggi agli atti non c'è ancora alcuna richiesta, per cui noi continuiamo. Tanto rumore per nulla, tutto questo non poteva essere fatto prima di divulgare un documento pubblicamente? Credo che sia anche per certi aspetti fisiologico che in una maggioranza di governo amministrativo ci siano delle visioni diverse della gestione amministrativa. La lettura poi dei fatti, ciascuno in base alla propria esperienza politica, in base alle proprie convinzioni e conoscenze, la dà, insomma, ciascuno legge quello che ritiene più opportuno. Certo è che con le grandi difficoltà che abbiamo dal punto di vista amministrativo, questi fenomeni, insomma, a volte fanno pensare che tempo si potrebbe impegnare di più in amministrazione. Quindi ci sarà un nuovo assessore all'ambiente? All'ambiente non mi sembra che siano deleghe in discussione quelle dell'ambiente. Per l'Agrico Servizi, insomma, uno dei punti è quello che mi sembra anche nevralgico tra quelli elencati, ce ne sono tanti altri, dalle tasse alla situazione relativa alla necessità di regolamentare per le feste, per gli eventi sul territorio, insomma, hanno mosso diverse questioni. Quindi tutti i punti sui quali lavoreremo anche con l'aiuto dei consiglieri proponenti che si sono appunto resi ulteriormente disponibili per lavorare e portare avanti queste azioni amministrative. Restano però alcuni nodi da sciogliere. I consiglieri dissidenti hanno già annunciato le dimissioni dell'assessore De Cola e non intendono fare i passi indietro sui punti programmatici che hanno sollevato nel documento, riflettori puntati sull'Agrico Servizi e sul cimitero in particolare. Se rilancio amministrativo significa crisi, allora ben venga il termine crisi. Noi abbiamo solo voluto ricordare al sindaco e alla nostra maggioranza che avevamo un patto con gli elettori, un patto basato su un programma elettorale. La nostra chiedere di portare avanti dei punti del programma elettorale, secondo noi, non è crisi amministrativa. Ora che cosa accadrà? Ci sono state altre riunioni con il sindaco? C'è la voglia di, insomma, riprendere un dialogo oppure sarà spaccatura? Ma guardi, non dipende solo da noi, nessuna spaccatura. Noi abbiamo detto una cosa, non abbiamo chiesto poltrone, perché da giorni qualcuno sta dicendo questo. Noi non abbiamo chiesto poltrone, abbiamo fatto un documento dove chiediamo entro giugno di portare avanti alcuni punti. E mi piacerebbe sintetizzare questa cosa perché è importante. Abbiamo chiesto innanzitutto un controllo sulla spesa dell'azienda speciale, evitando degli sprechi, perché questo possa portare una riduzione della Tari e quindi beneficiare di tutto ciò, sempre un beneficio da portare ai cittadini. Abbiamo chiesto una riduzione delle tariffe sulle strutture sportive perché le associazioni ci chiedono che una tariffa così alta è impossibile da poter gestire e usufruire un'associazione, quindi bisogna abbassare queste tariffe, aprire la biblioteca comunale, perché sono gli studenti angresi che ci chiedono questa cosa e stava nel programma elettorale. Abbiamo chiesto che siamo contrari all'esternalizzazione, cioè, o meglio, mi riferisco all'esternalizzazione dei tributi, perché noi abbiamo fatto una battaglia elettorale contro la Soget e non possiamo essere promotori di una nuova esternalizzazione con l'arrivo di una nuova società per la riscossione dei tributi. Siamo contrari all'esternalizzazione del servizio cimiteriale, cioè non ci dovrà essere speculazione anche sui morti. Noi non vogliamo che vengano società esterne a gestire, a creare loculi, a vendere e fare una speculazione su questa cosa. E poi
vedremo se ci saranno altre esternalizzazioni da mettere in discussione. Noi stiamo facendo tutto questo nell'interesse della città. Un'altra cosa che abbiamo chiesto è la regolamentazione degli eventi che si faranno in questo comune, per evitare che si verifichi un altro Oktoberfest, nel senso dove un evento così importante è voluto dalla gente per incomprensione, non voglio dire per responsabilità, per incomprensioni da parte sia degli organizzatori che della macchina comunale o quella politica, non si è fatto.